portato l'altra sedia? No, 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 c'è la sedia per lei. Non gliel'hanno portata? Vabbè. Portiamo un attimo quella sedia e si siede lì accanto all'altro giudice popolare. Accomodatevi, grazie. Sì, 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 perfetto. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora, Natale Hjort Gabriel Christian, presente, si accomodi. Elder Finnegan, lì, presente. Difeso dall'avvocato Francesco il primo Petrelli del Foro di Roma, presente? Non la vedevo. Anche dall'avvocato Fabio Alonzi del Foro di Roma, presente. Finnegan, difeso di fiducia dall'avvocato Renato Borzone, che vedo, ti accomodo. Poi avvocato Roberto Capra, presente, grazie. Parti civili. Napolitano Silvia, in proprio nella qualità su Cercello Rega Lucia, rappresentata e difesa all'avvocato Franco Carlo Coppi del Foro di Roma, che ho visto, presente. Per quanto riguarda Lucia Cercello Rega, che era costituita tramite la mamma, sì. Nel frattempo è diventata maggiorenne, quindi il deposito è già costituito a parte civile, il deposito di procura speciale a mio nome. Avvocato Borgogno. Avvocato Roberto Borgogno. Grazie. Esilio Rosa Maria, rappresentata a difesa all'avvocato Massimo Ferrandino del Foro di Roma, presente. Foro di Napoli, Massimo Ferrandino. Sì. Cercello Rega Paolo, rappresentato e difeso all'avvocato Ester Molinaro del Foro di Roma. Grazie, presente. Variale Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Borgogno del Foro di Roma. Buongiorno. Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato, nelle persone dell'avvocato Andrea Fedeli, Emanuele Feola e Maurizio Greco. C'è qualcuno? Grazie. Associazione di volontariato ODV ETS Vittime del Dovere, rappresentato dall'avvocato Stefano Maccioni del Foro di Roma. Grazie. Allora, siamo oggi per iniziare la discussione e facciamo intervenire il signor procuratore generale, che è qui presente, con la sua requisitoria, e dopo le parti civili nell'ordine in cui le ho chiamate. Va bene? Prego, la parola al signor procuratore generale. Grazie. Procuratore generale, per la consultazione degli atti, visto che diciamo il procedimento è molto complesso, se vuole rimanere seduto non grazie, ci sono problemi, sì, sì, da parte della Corte. Grazie, molto, molto gentile, grazie. Prego. Siamo in un processo in sede di rinvio. Cosa vuol dire in sede di rinvio? Naturalmente parli al microfono, altrimenti non la sentiamo. Non lo devo perdere, sì. E in sede di rinvio cosa vuol dire? Parlo ovviamente soprattutto per i giudici popolari, che non sono certo abusi a frequentare queste aule. Il giudizio di rinvio è un po' una strettoia del percorso che il processo può subire. Un giudizio di rinvio che è dettato da ciò che la Cassazione ha rilevato come una forma di deficit che c'è nella motivazione delle sentenze che sono state portate alla sua attenzione dagli imputati. E qui la Corte di Cassazione ha rilevato questi deficit motivazionali rispetto ad alcuni reati o rispetto a delle circostanze che sono oggetto di questo processo e rimette una nuova valutazione dettando i principi di questi deficit
al giudice di merito di secondo grado per verificare se questi deficit possano essere altrimenti compensati da una motivazione diversa in tutto o in parte rispetto a quella deficitaria che la Corte di Cassazione ci ha consegnato. È questo che va verificato in questa sede, una verifica che però presuppone, seppure rapidamente, una precisa ricostruzione dei fatti ormai come sono stati accertati anche a seguito della sentenza della Corte di Cassazione. Siamo di fronte a una tragedia, perché lo diciamo proprio nel senso autentico del termine, perché è stato ammazzato una persona che rivestiva anche una qualifica come quella di carabiniere, che ha un duplice scenario all'interno di Roma. Una prima parte, che è quello del furto dello zaino a Trastevere, nelle zone di Piazza Tridusta, Piazza Mastai, vicino in quella zona, e un secondo scenario, quello dell'omicidio, avvenuto nel quartiere Prati, vicino a Piazza Cavour, vicino anche all'ufficio da molti frequentato, quello della Corte di Cassazione, e anche quello mio personale. In mezzo vi è una richiesta estorsiva dei due imputati, rivolta ad una delle persone offese, Brugiatelli, che parte dal quartiere Prati e giunge a Trastevere, costituendo una sorta di ponte ideale tra i due scenari. Gli imputati sono due giovani, uno io lo chiamerò Natale ed è italo-americano, l'altro Elder è uno statunitense. Come accade che si determina questa situazione e questi due scenari? Accade che dei carabinieri in borghese e non in servizio nella zona di Trastevere vedono, stanno lì un po' per guardare, è una zona dove notoriamente si può praticare lo spaccio di sostanze stupefacenti, e notano Natale, l'italo-americano, che contatta varie persone e sembra questo un comportamento di chi è in cerca di droga. E questo è vero. Natale in compagnia di Elder, ma è Natale che effettua i contatti proprio perché ha una capacità di interloquire chiaramente in italiano. I carabinieri seguono i due imputati e verificano che alla fine essi si accompagnano ad una persona che è Brugiatelli, il quale evidentemente ha raccolto la richiesta di procurare loro della droga. Fa da intermediario con possibili cessionari di stupefacente. Da Piazza Trilussa i tre, quindi Brugiatelli e i due imputati, si portano in Piazza Mastai. Qui però avviene che Elder si separa dagli altri, resta in Piazza Mastai e tiene lo zainetto che ha Brugiatelli, mentre gli altri due vanno in questa via cardinale Merri del Val. Io nel futuro la chiamerò sempre via del cardinale, perché Merri del Val tra l'altro è un cardinale spagnolo e quindi non saprei proprio come pronunciarlo. È una traversa di questa piazza, luogo dell'incontro nel quale doveva verificarsi la cessione di droga. Ed infatti avviene l'incontro con questo Pompei, che è il cedente, lo stupefacente, accompagnato da un suo sodale, un marocchino posteggiatore abusivo, tale Salem Tamer. Sono in tutto quattro persone. Qui arrivano i CC in borghese, i quali dicono: beh, questo contatto si determina perché ora c'è la cessione della droga da parte di questi nuovi con i due, e intervengono. Ma in questo intervento, in cui loro si qualificano, dicono carabinieri e tutto quanto,
In questo intervento si scopre che quello che era stato dato a Natale era della pacchettirina, a volte si è detto che era del Ventela, insomma due farmaci che si comprano in farmacia e che non hanno nulla a che vedere con la droga. In buona sostanza i due subiscono una truffa, quella che la stessa sentenza della Cassazione chiama una sola, per dirla alla romana. Scoperto questo, Natale si allontana scappando in maniera piuttosto improvvisa, viene inseguito, ma insomma lo perdono di vista. In realtà Natale raggiunge Elder, che stava, si era tenuto defilato, stava in un altro posto, e se ne vanno entrambi impossessandosi dello zainetto che Bruciadelli aveva lasciato ad Elder. Bruciadelli, non contento di questo evidentemente, si rivolge ai carabinieri che erano presenti, perché dice: questi mi hanno rubato lo zainetto. E i carabinieri lì per lì gli consigliano di sporgere l'indomani con calma una denuncia. Qui però accade un qualcosa che costituisce quell'elemento di congiunzione tra i due scenari ed il preludio a ciò che accadrà purtroppo nel quartiere Prati. Natale infatti possiede il cellulare di Bruciadelli, perché stava dentro lo zaino, e contatta l'ultimo numero chiamato da quel cellulare, che corrisponde ad un certo Maddi, un altro nordafricano amico di Bruciadelli. Lì per lì non risponde questo Maddi, ma poi viene richiamato. E in questa occasione che Natale formula la sua richiesta estorsiva. La chiamo così perché questo è un punto su cui la Cassazione ha detto che questa richiesta estorsiva c'è stata e configura il reato di tentata estorsione. Per cui non sto dicendo qualcosa che lo sostiene l'accusa, è qualcosa che ormai è accertato. Per restituire lo zainetto vuole i soldi, pari a 180 euro, quelli diciamo della sola, e per acquistare la droga, dati per acquistare la droga, non ricordo se ero 180 o 80. 80, scusate, e poi chiedono 100. E poi dice: voglio, le amo anche un grammo di cocaina, quella cocaina che avevamo cercato. Fissano il luogo dell'incontro in via Gioacchino Belli, vicino all'albergo, il Meridien Visconti, dove loro risiedono. Via Gioacchino Belli è, ripeto, una strada molto frequentata da chi lavora nella zona tra piazza Cavour e piazza Adriana. A questo punto la situazione prende una piega diversa, perché Bruciadelli riferisce di questa richiesta ai CC, i quali prendono, i carabinieri, i quali prendono in mano loro la vicenda. E sono due carabinieri ancora in borghese, ma in servizio, mentre quegli altri che avevano partecipato a quell'incontro erano dei carabinieri neanche in servizio. E sono Cercello Rega e Barriale. E costoro dicono a Bruciadelli: vieni con noi, ora noi andiamo, noi vedrai che sta situazione si sistema, non ci sono problemi. E si avviano, vanno verso via Gioacchino Belli. I due imputati dove sono? Sono all'hotel, ma poco prima dell'incontro Natale fa un po' un giro di perlustrazione dell'albergo per valutare le condizioni del luogo dell'incontro. Essi si recano insieme, i due imputati, all'appuntamento. Elder porta con sé un coltello, la cui lama è di 18 centimetri,
ed è stato occultato. Parlerò poi un po' dopo ancora delle caratteristiche di questo coltello, che è un coltello molto particolare, e occultato nel tascone anteriore della felpa che portava Elder. Anche Natale aveva un coltello più piccolino che però lascia in albergo, non lo porta con sé. Qui in poco tempo avviene il contatto tra i due imputati e i due CC che dichiarano la loro qualifica e mostrano il distintivo di riconoscimento quali carabinieri. Il contatto è improvviso e rapido al tempo stesso e si azzuffano a due, Variale e Natale da un lato, mentre Elder aggredisce Cerciallo Rega, che in poco più di 30 secondi raggiunge con oltre 10 coltellate quel coltello che recava con sé in zone vitali. Di lì a poco si consuma la tragedia dell'omicidio di Cerciallo Rega presso l'ospedale Santo Spirito, che è vicino, molto vicino nei paraggi della zona. I due fuggono, ma prima Natale dice ad Elder, valutata la situazione, in inglese è abbastanza. Rientrano di corsa in albergo, Natale ripulisce di sangue il coltello di Elder e lo aiuta nell'occultarlo all'interno di un pannello sovrastante la porta della stanza. Questi i fatti. Il rinvio per cui siamo qui è diverso a seconda della posizione di Elder e della posizione di Natale. Analizzo per primo la questione del rinvio ad Elder. La questione del rinvio ad Elder è, un po' più semplice, se mi consentite questa definizione, è legata alla conoscenza della qualifica di carabiniere e quindi di pubblico ufficiale di Cerciallo Rega. Perché questa è una circostanza aggravante, cioè se l'omicidio riguarda un pubblico ufficiale, la pena diventa quella dell'ergastolo. Cosa evidenzia la Cassazione? Che i giudici di merito, per stabilire la conoscenza di questa qualifica in capo evidentemente ad Elder, che non conosce l'italiano, non parla e non conosce la lingua italiana, è affidato a un ragionamento che la Corte ritiene incongruo per due motivi. Il primo, che la parola carabinieri non è una parola ritenuta di comune conoscenza da parte anche di stranieri. Quello che vi risulta anche a me, solo in Spagna c'è un nome simile che sono carabineros, ma non sarebbe stato come dire polizia. Polizia è una cosa che potrebbero conoscere tutti, polizia, polis, eccetera, eccetera. Carabinieri, no. Il secondo punto che viene analizzato è che Elder non è in via del Cardinale, cioè in quella via dove i carabinieri sono già intervenuti perché volevano cogliere in flagranza di reato nel primo scenario i due che andavano ad acquistare la droga da parte di Pompei. No, lui non c'era, quindi non aveva sentito non aveva potuto sentire in quell'occasione la parola carabinieri, fermatevi, che se effettivamente lui fosse stato lì poteva essere che avesse avuto conoscenza di questa parola e avesse compreso che questa parola è del significato di forze di polizia. Ma questo non c'è perché lui non c'era, e questo è un fatto accertato, come vi ho detto, nel racconto dei fatti. E allora, se questi sono i due elementi
che hanno convinto i giudici di merito a ritenere la conoscenza e a consentire l'applicazione di quella circostanza aggravante, e anche il reato di resistenza, che è il terzo capo di imputazione, resistenza pubblico ufficiale, è chiaro che secondo la Corte di Cassazione questo non consente di ritenere provata la conoscenza ed integrato il reato di resistenza al pubblico ufficiale. Ci sono altri elementi dagli atti, dalle circostanze di fatto che possiamo rilevare, che possono indurre a far pensare che in altro modo lui fosse a conoscenza di questa parola e avesse capito che questi erano carabinieri? Qualcosa forse si potrebbe ipotizzare, ma sinceramente penso che sarebbe debole e incontrerebbe un'ennesima censura, non sto neanche a dirlo, un'ennesima censura da parte della Corte di Cassazione. E quindi io credo che non ci siano le possibilità di ritenere questo. E questo quali conseguenze ha in diritto? La prima è che viene meno il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Direi una conseguenza decisamente minore. L'altra è che viene meno la circostanza aggravante dell'articolo 576,5 bis del codice penale. E viene meno. Ma il reato di omicidio ha due aggravanti che sono state contestate. Una è quella del 576 numero 1 del codice penale, che richiama il 61 del codice penale, formulata nella fattispecie con specifico riferimento all'aver commesso il fatto al fine di assicurarsi l'impunità del delitto di cui al capo che precede. Il capo che precede è l'attentata estorsione, reato sul quale è intervenuto il giudicato della Cassazione circa la sua sussistenza. Qui, ad avviso di chi vi parla, la qualifica del pubblico ufficiale non ha alcun rilievo, è del tutto inconferente ai fini dell'aggravante in questione. Perché si parla del reato che precede la tentata estorsione, non del reato che segue la resistenza pubblico ufficiale, è del reato che precede. E quindi, a mio avviso, resta l'aggravante del 576 numero 1 codice penale, che fa scattare la pena dell'ergastolo, e quindi noi possiamo, credo che si possa ritenere che la situazione per quanto riguarda Natale, Elder, si possa risolvere in questo modo. Noi abbiamo comunque, dobbiamo ritenere l'insussistenza della circostanza aggravante del 576,5 bis codice penale, dobbiamo ritenere l'insussistenza del reato di resistenza pubblico ufficiale. Abbiamo un reato, quello di omicidio, aggravato dall'ergastolo. Possiamo ritenere che le attenuanti generiche che sono state concesse in secondo grado continuino ad essere concesse per le ragioni della sentenza di secondo grado. Queste vanno in regime di equivalenza rispetto all'aggravante che residua, e quindi la pena può essere ridotta solo con riferimento al reato di resistenza pubblico ufficiale, pari a mesi 3 di reclusione rispetto a quella che è stata originariamente irrogata e annullata. Per il resto si può confermare il trattamento sanzionatorio, per cui io, con riferimento alla posizione di Elder, chiedo, esclusa la circostanza aggravante di cui all'articolo 576,5 bis del codice penale, concesse le attenuanti generiche equivalenti
all'aggravante di cui all'articolo 576 numero 1 CP è ritenuta, ritenuta la continuazione con i reati di tentata estorsione, lesioni personali e porto d'arma, la pena di anni, la pena ridotta di anni, di mesi 3 di reclusione pari ad anni 23 e mesi 9 di reclusione. Veniamo alla posizione di Natale. Qui la situazione è più complessa, perché la Corte di Cassazione ci consegna una situazione che non è di mera valutazione della circostanza, ma di valutazione della responsabilità di Natale rispetto all'omicidio che ha, il cui autore è Elder. Autore, nel senso giuridico del termine, è colui che commette il fatto tipico previsto dalla norma penale, cioè l'omicidio, è lui che sferra le coltellate, non c'è discorso. Ma il coautore può essere uno che in qualche modo dà un contributo a questo sotto tutti i punti di vista, materiale e morale. E questo contributo le sentenze di primo e secondo grado avevano rinvenuto, descrivendole, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che questo non fosse sufficiente, che ci fossero delle contraddizioni nelle motivazioni. La Cassazione innanzitutto dice: per collegare i due reati, tentata estorsione ed omicidio, si dovrebbe provare che il progetto omicidiario era già maturato al momento dell'estorsione. Ma francamente questo è un discorso che trovo, cioè, relativamente vero. Certo, può maturare al momento dell'estorsione, ma può maturare anche in itinere, visto che c'è stato un lasso temporale tra la richiesta estorsiva, la loro preparazione, sono dovuti venire lì, cioè ci voleva un tempo apprezzabile. In questo tempo può essere, a mio avviso, tranquillamente maturato la volontà omicidiaria, non dimenticando che è Natale che cerca la droga, Natale che fa la proposta estorsiva, Natale che perlustra il luogo dell'incontro intorno all'albergo ove alloggia, Natale è perfettamente conscio che Elder possiede un'arma veramente micidiale, di cui è ben consapevole, sia perché l'ha vista prima in albergo, in possesso di Elder nei giorni precedenti, sia perché i due sono stati insieme nell'ascensore quando sono usciti dall'albergo, ed è notorio che questo coltello è stato occultato nel tascone anteriore della felpa di Elder, abbigliamento decisamente non consono in piena estate, stiamo parlando di luglio, in una serata calda, per cui esso era determinato dalla volontà di celare un coltello di tale fatta. Qual è la fatta di questo coltello? 18 centimetri di lama, un coltello utilizzato dai Marines nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale, scusatemi un momento la divagazione, forse, è stata una guerra che ha un po' scavalcato la guerra corpo a corpo, tipica delle guerre che si sono combattute in precedenza, perché potenziata da strumenti tecnici, da armi particolari, tanto che è notorio che la prima guerra mondiale, che invece è stata l'ultima guerra che ha avuto ancora il corpo a corpo, ha avuto un numero di vittime nettamente superiore a quella della seconda guerra mondiale. Però non c'è dubbio che i Marines erano anche truppe da sbarco e quindi si poteva avere la necessità di corpi a corpo, e questa è un'arma che è stata data loro in dotazione in occasione della seconda guerra mondiale, una lama, ripeto, di 18 centimetri, non vi dico il resto, l'impugnatura,
anche perché una lama così richiede un'impugnatura pari, perché deve essere un tutt'uno che agisce in maniera adeguata. Questa è l'arma che si possiede. Mi farebbe piacere sapere come si è aggiunta quest'arma, perché è un'arma letale, è un'arma veramente grave, ma questo non è importante. È importante che lui la porta, che Natale lo sa e che non ha fatto nulla perché Elder non portasse quel coltello, che non poteva che costituire un'arma da utilizzare al momento opportuno per entrambi, visto che la loro attività è concertata. Concertata per ottenere da Brugiatelli quanto richiesto. E non dimentichiamo una cosa molto importante. Il porto di coltello è ormai un reato coperto dal giudicato come commesso da entrambi. La formula della imputazione non è porta, è riferita a tutte e due col 110 CP, perché senza giustificato motivo portavano fuori dalla propria abitazione un coltello militare. Questa è una condotta addebitata ad entrambi, al di là che sia stata materialmente questo coltello portato da Elder e non materialmente da Natale. Su questo cerchiamo di fare attenzione, perché questo è un elemento importante, e il porto comune dell'arma è stato ormai accertato da una sentenza della Cassazione passata in giudiziato. Non si tratta quindi di concertare un omicidio, ma di armarsi rispetto ad un contesto rischioso e pericoloso, perché è costituente un reato. Il reato di tentata estorsione, lo ripeto, acclarato dalla Cassazione. Si aveva da parte di entrambi la consapevolezza di un potenziale scontro fisico, come ammesso dagli stessi imputati, e quindi dell'utilizzo del coltello, e ciò rende probabile la rappresentazione dell'evento che infatti è purtroppo è stato realizzato. Non c'è niente di anomalo. Mi preparo ad eventi che potrebbero degenerare, tanto è vero che Varriale, a pagina 19 della sua testimonianza resa in primo grado, afferma che dopo essersi qualificati, essi immediatamente sono stati aggrediti. Questo è quello che dice Varriale. Ci siamo avvicinati e purtroppo loro ci hanno immediatamente aggrediti. Questi sono due ragazzi, perché sono due ragazzi, quando hanno commesso il fatto uno aveva 18 anni, l'altro 19, che erano all'estero, che sono di nazionalità estera, si sono posti in un'evidente situazione di rischio che affrontano con le dovute cautele, armandosi. Lo fa solo Elder con un'arma idonea, Natale non ce l'ha, ed infatti il pericolo matura immediatamente, ed altrettanto immediatamente i due replicano, ciascuno con le proprie possibili armi, quella letale di Elder e la capacità fisica e di resistenza di Natale. Bisogna capire che qui non è un problema di concertazione o di suddivisione dei ruoli, ma di comprensione di un rischio e di prepararsi ad esso come ognuno può, con l'arma che ha. Ma le condotte dei due imputati si manifestano con le possibilità concrete che essi hanno di opporsi ad una situazione di potenziale pericolo. Da qui il rilievo, ad avviso di chi vi parla, modesto e comunque non determinante, che ha il corpo a corpo a due, perché la difesa è comune rispetto ad una situazione di pericolo che proviene da due persone che ognuno dei due imputati affronta per sé e per l'altro in una anche reciproca attività di offesa. Con la sua condotta contro Variale, Natale ha impedito a questi
di intervenire, cioè a Natale, di intervenire in aiuto di Cerciello Rega. Natale non si sottrae allo scontro, non fugge subito. Condotta che, se praticata, e poteva esserlo ragionevolmente se lui non era armato, perché lui non è armato, ben avrebbe potuto consentire a Variale di dedicarsi alla colluttazione tra Elder e Cerciello Rega, intervenendo in aiuto di questi. Entrambi invece attaccano rispetto all'intervento dei due carabinieri, e Natale sa che sono carabinieri perché loro si qualificano. Elder non capisce, non conosce, l'abbiamo detto e abbiamo detto le cose, ma Natale sa che sono carabinieri. Entrambi attaccano rispetto all'intervento dei due carabinieri, perché a questo sono preparati, per far fronte a una situazione di potenziale pericolo che andava affrontato con un comportamento di mutuo soccorso. Senza lo scontro tra Natale e Variale, probabilmente Cerciello Rega si sarebbe salvato, perché sorretto dall'aiuto di Variale. Non c'è quindi contraddizione tra la colluttazione con Variale e la volontà di concorrere nell'omicidio. Anzi, e se poi Natale fugge dopo, dicendo, fugge e lo fa capire, perché dice: è abbastanza, va bene quello che è stato fatto, abbiamo superato, lo dice in inglese, una frase tradotta, ormai quello che doveva essere fatto è fatto. Uno è a terra impotente, Variale, l'altro è a tempo ferito e a terra ferito, ma ormai moribondo, Cerciello Rega. Natale dimostra con quella frase di aver capito cos'era successo, e loro sono in salvo. Hanno realizzato lo scopo di superare il pericolo concreto che si è palesato. Questo è il motivo per cui Natale fugge. Non è quello di sottrarsi al controllo semplicemente, ma di aver posto insieme a Elder nel nulla un intervento possibile di Variale, e di aver verificato che lui ed Elder avevano superato quella situazione di pericolo. Non è la fuga di Natale una fuga dal pericolo, come inizialmente manifestatosi, no, è successiva la loro attività, è una fuga perché il pericolo è stato affrontato da entrambi e sventato, aggredendo a diverso titolo e con diverse modalità i due CC. Da qui la frase "è abbastanza", cioè è stato fatto ciò che basta per la salvezza di entrambi, ma purtroppo con l'omicidio di un carabiniere qual era Cerciello Rega. Nessuno dei due si è sognato di prestare soccorso alla vittima. Questo è un altro comportamento evidente di quello che era l'atteggiamento a cui si andava a questo incontro. Ed anche il comportamento successivo in albergo si presenta lucido, per niente sconvolto. E Natale, nel vedere il coltello insanguinato di Eder, che lo ripulisce e lo aiuta nell'occultarlo sul pannello sovrastante la porta della stanza. Noi abbiamo due persone, una persona che conosce perfettamente che quelli sono carabinieri, poteva fermarsi, poteva fuggire, poteva dire va bene, basta, essendosi scoperti. No, la prima cosa che fanno è aggrediscono, perché hanno portato con sé un'arma micidiale che poteva essere letale, come purtroppo è stata, e che li poteva salvare da una situazione, aggredendo immediatamente, come hanno fatto i due carabinieri. Quindi, per questa accusa, la situazione che ci viene consegnata dalla Corte di Cassazione è una situazione superabile, con il ragionamento e le motivazioni che ho indicato, e per le quali io credo quindi di condannare Natale alla stessa pena che è stato irrogata in secondo grado, e cioè di 23 anni di reclusione, muovendo dalla pena base di anni 22 con la concessione delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di omicidio, e con la pena aumentata rispettivamente di 6 mesi, 3 mesi, 2 mesi e 1 mese per gli altri reati che a lui sono tutti addebitabili, per l'evidente motivo che non c'è un problema di conoscenza o altro. Per lui c'è il problema della sottrazione, del non avere la responsabilità del reato di omicidio. Io non faccio una subordinata,
La subordinata, se la darete voi, non disattendendo quello che io vi chiedo e disattendendo le mie considerazioni. Io insisto che venga condannato alla pena di anni 23 di reclusione natale. Grazie. Grazie. 23. Muovendo dalla pena base di 22. Se preferisce gliela declino meglio, Presidente. Eh sì, sì. Allora, benissimo, benissimo. Allora, concesse le attenuanti generiche equivalenti. Natale. Natale, sì. Ha già concluso, sì. Perese. Concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. Pena base anni 22 di reclusione. Sì, perché viene meno la resistenza. Aumentata di 6 mesi di reclusione per il capo 1. Di mesi 3 di reclusione per il capo 3. Di mesi 2 di reclusione per il capo 4 e di mesi 1 di reclusione per il capo 5. Per complessivi anni 23 di reclusione. Un attimo di pausa, così diciamo. Prego. Forse vuole discutere. No, potete mettervi anche. Io vi ho detto che avrei chiamato così come eravate nell'ordine, però se voi vi accordate per un diverso calendario, io non ho nulla da eccepire. Solo 2 minuti, tanto. Sì, pochi minuti.